Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi voglio trattare un argomento abbastanza delicato che va a corredo di quelli che sono i consigli di guida per principianti e parliamo del comportamento in pista. Mi permetto di affrontare questo argomento perché purtroppo ancora oggi online si trovano delle persone che probabilmente non sanno effettivamente le conseguenze che hanno certe azioni in pista. E credo che sia giusto comunque, visto che siamo tutti appassionati di simulazioni di guida, parlare tranquillamente di quelle che sono le regole, l'etichetta di quelle che sono le corse online, perché credo che certe persone che hanno certi atteggiamenti in pista si credono autorizzati a fare la qualsiasi perché tanto non c'è il rischio, diciamo, di pericolo di vita perché siamo dietro un simulatore, il che trova una sua certa coerenza, però non è assolutamente corretto, soprattutto quando avete speso ore e ore per farvi il setup e soprattutto perché vi siete allenati. Quindi entrare in pista dopo aver sacrificato del tempo alla vostra vita personale e perché state gareggiando per un campionato online che vi sta a cuore, perché magari c'è gente che non sa come ci si comporta in pista, che sia in buona o in cattiva fede, è sempre comunque meglio evitare certe situazioni sgradevoli, incidenti e altro. Io ovviamente mi permetto di parlare di questo, però è solo la mia personale opinione ed è quello che ho sempre riscontrato, qualsiasi sia stato il campionato che io abbia organizzato o che comunque io abbia partecipato, in cui le regole fondamentali di comportamento erano basate sul fatto che un pilota corre sempre ed esclusivamente contro l'avversario più vicino. E di base è ovvio che ci vuole sportività e fair play, ma soprattutto rispetto dell'avversario, perché l'avversario non è una macchina virtuale, ma bensì una persona come noi dietro un volante che sta giocando e magari se gli gira nei 5 minuti perché voi lo buttate fuori, perché non avete avuto rispetto oppure perché avete preso troppi rischi, mi pare pure giusto che la persona si incavola, morta lì dopo 5 minuti, perché stiamo sempre parlando di giochini per computer, ragazzi, o per console. Quindi ecco perché voglio un po' affrontare questo discorso, perché non trovo, diciamo, tantissimi video o argomento in merito se non regolamenti scritti puramente per, diciamo, allertare un po' i partecipanti dei campionati e quindi lasciano il tempo che trovano in termini di informazione perché c'è gente che non lo legge neanche. Quindi perché no? Apriamo la discussione. Ovviamente tutto quello che dico, come al solito, è la mia umile opinione e quindi come tale è opinabile, lo ripeterò sempre. Se non siete d'accordo con me o volete integrare il vostro pensiero, non esitate, anzi vi invito assolutamente a lasciare un commento. Inizierei a parlare per la prima cosa della partenza. La partenza è un momento cruciale della gara in cui, e soprattutto la prima curva, e soprattutto se è una curva stretta e lenta, in cui succedono i patatrack. Perché? Perché la gente che non ha esperienza o che non si rende conto dei sacrifici che uno fa comunque, parliamo di sacrifici perché parliamo in termini di tempo, ragazzi, che spendete per farvi il setup e l'allenamento. Tu arrivi alla prima curva, stai aspettando la gara da 15 giorni, pam, e ti tamponano e ti buttano fuori. E lì partono i calendari, eccetera. Quindi, cosa bisogna fare, ragazzi? La prima curva, bisogna anticipare di molto quello che fate solitamente quando attaccate la prima curva, cioè sono in decima posizione, c'ho 15 lupi dietro di me che stanno ringhiando e c'è altri 10 davanti a me che stanno cercando di scappare via. Che faccio? Che freno ai 100 metri? Cioè, prendiamo il rettilineo di Monza, siamo su delle GT3, siamo partiti, siamo già a una buona velocità pur essendo partiti a metà rettilineo, arrivo ai 100 metri, che faccio? Freno ai 100 metri, freno ai 50? Oppure anticipo perché ho 10 macchine davanti a me? Anticipo, ragazzi, devo sempre anticipare. Cioè, il calcolo di frenata non è più alla curva, ma bensì al primo avversario che mi sta davanti. Quindi inizierò sicuramente a frenare, che ne so, dico 300, 350, non lo so. Bisogna anticipare e cambiare il proprio atteggiamento in pista. Non posso andare più a staccare ai 100 metri. È questo che è importante. Tecnicamente ci sono dei segnali, però questo non è che lo fanno tutti e non tutti lo sanno. Chi sta davanti, e questo lo so che lo fanno nelle corse reali DTM, danno un colpettino di freno
50 metri prima, quindi un secondo prima di iniziare a staccare, per avvertire: oh, occhio, guarda che sto per frenare adesso, cioè ti avverto della staccata. Sono anche tecniche per, diciamo, destabilizzare l'avversario, però in molti casi lo fanno proprio per dire: occhio che c'è la staccata, quindi adesso frena, non è che mi tamponi. Purtroppo online, però, ragazzi, io sono, cioè, ci vado sempre di meno perché incontro persone che non, cioè, già alla prima curva, sai, c'è cioè, il segno della croce, sai che ti, soprattutto sul Raceroom, è una cosa incredibile, ragazzi, non si può correre. Seconda cosa, la condotta di gara. Non mi soffermerei sul fatto che le sportellate, gli appoggi in curva, queste cose qua non si dovrebbero fare. Può succedere, l'incidente di gara succede, ragazzi. Un errore di valutazione anche alla prima curva. Però una cosa fondamentale sulla quale bisogna assolutamente riflettere è che non fa nessuno. Se tu sei in mezzo alla griglia, perché il tuo tempo è inferiore ai 2 secondi rispetto a quello che è più veloce, ma che ti ammazzi a fare a cercare a fare il tempo? Magari una su 20 giri lo farai il tempo del primo. Non serve a niente, ti bruci le gomme, prendi un sacco di rischi. Probabilmente il giro dopo avrei perso 3, 4, 5 secondi perché avrei fatto un errore grossolano. Sono ritmi che non ti appartengono. Perché è così? Perché non è che non abbiamo tutti lo stesso livello. Bisogna rassegnarsi al fatto che non possiamo essere sempre i più veloci del mondo. Non è possibile. Quindi, per spiegarmi meglio, se mi sono qualificato con 1,28 tiratissimo, in gara non posso pretendere di fare 1,26 come ha fatto il primo. Dovrò trovare un ritmo di gara tale che mi possa far concludere la gara e far perdermi meno posizioni possibili. Almeno che il mio potenziale in qualifica, e ne sono cosciente perché ho fatto un errore durante i miei giri di qualifica, sia inferiore a quello che ho fatto, allora sì, posso pretendere. Ma altrimenti, ragazzi, ma dove cavolo volete andare? Cioè, quello arriva ultimo, ultimo, io devo arrivare, arrivo primo, in prima curva supero tutti, e beh, tanto alla fine ti riprendiamo perché siamo più veloci. Cioè, la costanza sul giro. La strategia è anche questa: saper posizionarsi in un range di tempi che non mi faccia consumare gomme, non mi faccia prendere rischi, che sono tranquillo che se no c'ho la tensione che va a 1000. E perdo 7 kg a fine gara pur essendo seduto su un sedile di simulazione. Cioè, questo ragionamento non lo fa nessuno. Cioè, io la prima cosa è guardo, il primo è a 1,10, bene, io sono a 1,15, quello dietro di me è a 1,20, bene, il mio ritmo sarà 1,16, 1,17 perché c'è il carico della benzina, le gomme sono diverse, la strategia. È ovvio che ogni tanto uno può andare a prendersi il rischio per vedere se può attaccare quello che sta davanti, perché magari si sente che si sta indebolendo in termini di ritmo, riesca a vedere che lo sto recuperando, certo, ma se sono decimo starò lottando per l'ottava posizione, non di più. Questo è un ragionamento che non fa nessuno e bisogna farlo. Oltretutto, una cosa che non fa nessuno è allenarsi con l'intelligenza artificiale alla propria capacità. Allora, la IA si può settare più aggressiva, meno aggressiva, più forte, meno forte, in modo tale da trovarsi in pista con altre macchine, perché sembra che la gente, cioè tu non esisti. Tu non esisti, ti sfondo. Ma anche i piloti più veloci, a volte, anzi spesso e volentieri, cioè io sono più veloce di te, io ti passo punto e basta, ti passo ora. No, cioè io non è che posso scomparire, io faccio la mia gara. Perché chi supera è quello che ha il potere di decisione tra la tua vita o la tua morte, perché 9 su 10 un incidente che viene da dietro, quello davanti è quello che paga la fattura, è quello che non riusciamo, cioè che la gente non riesce a capire. Cioè bisogna prendere le giuste decisioni in funzione di quello che è il rischio reale. Cioè io vedo certe staccate tiratissime che non servono a niente. Cioè, se sei più veloce di me non mi superi la prima curva, mi supererai la seconda e la terza. E questo è il ragionamento che bisogna fare. Se sei realmente veloce, se siamo più o meno simili, e là sta la bellezza di superarmi senza toccarmi, senza arrecarmi danno, né a te, ma soprattutto a me che sto subendo il sorpasso. E questa è la difficoltà. Secondo me è lì che si vede la grandezza di un pilota. C'è quanto fair play ha in pista e rispetto per gli altri, ma anche i doppiati, per una miriade di motivi si trova probabilmente doppiato. Ha un errore grossolano, problemi tecnici, quello che è, ma magari starà anche lottando per la sua posizione.
che gli porterà punti alla fine, a fine gara. Bisogna rispettarlo. È ovvio che lui, come doppiato a bandiera blu, dovrà facilitare il vostro sorpasso. Non è per quello che uno gli deve saltare addosso. E questi sono alcuni esempi su centinaia di situazioni che si creano in pista che potrebbero essere risolte senza assolutamente nessun problema. Un altro esempio che mi va di farvi è che quando voi seguite una macchina dovete anche calcolare le distanze. Le distanze, cioè è inutile stare troppo dietro. Sì, se dovete attaccarlo per fare una staccata e avete il tempo, eccetera, eccetera, ci mancherebbe, vi mettete dietro in scia, poi grazie all'aspirazione ne approfittate per essere più veloci a attaccarlo. Però se lo state inseguendo e la staccata sta arrivando e non potete farla sta staccata, dovete rendervi conto, e questo non solo per lui, ma anche per voi, ma soprattutto per voi. Ma se siete a 200 km all'ora e avete un distacco di 2,5 decimi, siete, visto che state percorrendo 55,5 metri al secondo, siete distaccati di circa 14 metri. Quando frenate, arrivate in curva, magari dovete andare a 50 all'ora, quindi 13,8 metri secondo, vuol dire che se frenate allo stesso momento, d'accordo? Sarete distaccati, se il distacco rimane lo stesso, di circa 3 metri e mezzo. E lì sta l'inghippo. Perché mediamente una macchina misura 4 metri, vuol dire che gli state dentro il cofano, cioè vuol dire che gli state sui sedili dietro della macchina. Quindi che vuol dire? Vuol dire che bisogna anticipare il tutto, tutto, quindi il punto di staccata non è più lo stesso, considera l'aspirazione, considera il fatto che sta davanti, e in più ho detto se frenate esattamente allo stesso momento, il che non è mai così, quindi sta a voi fare assolutamente attenzione ad anticipare i tempi, anticipare la frenata, fare attenzione a quello che fa. E quello che vi consiglio assolutamente è studiare l'avversario, i suoi comportamenti, le sue debolezze, dov'è che è più forte. Fare attenzione al fatto che può anche simulare di essere debole in un punto per invitarvi a superarlo, per poi mettervi la batosta psicologica per far capire: no, tu non mi passerai mai. È questo che bisogna fare. E la bellezza sta qua, passare senza toccare. Il sorpasso è un'arte che pochi sanno fare. Veramente pochi, e non perché siete più veloci, lo sapete fare, ci mancherebbe. Fate un sorpasso. Io vi invito ad andare, per dire, in un circuito come Algarve, provate a superare uno che è dello stesso livello vostro. Vedrete com'è difficile. E c'è un rettilineo lunghissimo, una parte mista. Veramente non è così facile, ragazzi. Superare senza toccare, con tranquillità, senza presa di rischi, è veramente complicato. Infatti, è un'arte. Per chi difende, perché non è sempre chi attacca che è, diciamo, che è colpevole, chi difende tecnicamente dovrebbe, nell'atto del difendersi, potersi spostare, cioè ha il diritto di cambiare traiettoria una volta sola, cioè non si può zigzagare, cioè bisogna comunque rispettare questa semplice regola. E quando parlo di cambio di traiettoria non è che mi sto spostando un pochettino, quello non conta, cioè proprio cambio di traiettoria uno solo, se voglio sbarrare la strada una volta sola. E in più, quando sono in curva o affronto una curva, tecnicamente si dovrebbe lasciare un po' di spazio. Questo non lo fa nessuno perché ovviamente nessuno vuol farsi passare. Però c'è anche da dire che se io sono in difesa e mi rendo conto che quello dietro di me è più forte, a volte è meglio lasciarlo andare perché è inutile, mi rallento la mia corsa e alla fine il risultato, se lui è più veloce di me, è che mi supererà. Almeno che è l'ultimo degli ultimi due giri, allora me la gioco, ma voglio dire, su una gara abbastanza lunga, questo è da tener conto e anche da tener conto. E oltretutto, evitate a fare la gara a chi frena il più tardi possibile, perché alla fine andrete per prati, ragazzi. Volevo affrontare questo argomento, diciamo in grandi linee ho detto il mio pensiero e quelli che sono i comportamenti di base, quindi il rispetto, il fair play. E quelle poche azioni che vi ho detto, vi invito assolutamente a lasciarmi un commento per integrare questo discorso che non è assolutamente polemico, ragazzi, ci mancherebbe, è soltanto per discutere e dare comunque uno spunto a chi inizia la simulazione a fare attenzione, perché soprattutto quando si gioca online non si è assolutamente soli, altrimenti se dobbiamo fare autoscontro si aspettano le feste e si va a
alle giostre. D'accordo, ragazzi? Quindi io con questa ultima frase filosofica da 2 lire. Ci vediamo presto, ragazzi, perché sto preparando un altro video sul setup per principianti. Sto già masticando aspirine per cercare di semplificare la parte più complessa del setup per quanto mi riguarda. Si parlerà probabilmente di differenziali, ammortizzatori, molle, eccetera, eccetera, che diventa un po' complicato perché sono molto molto legate tra di loro. Nella speranza che questo video vi sia piaciuto, come al solito lasciate un commento, se il video vi è piaciuto pollice in su, invito ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina qui sotto per essere notificati quando pubblico nuovi video. Noi ci vediamo al prossimo. Da Fabris è tutto.